Bentrovati amiche e amici del canale del Fumettaro Vetusto. Quest'oggi la consueta pillola ci riporta di nuovo oltreoceano con un consueto spillato che si presenta da solo, quindi neanche dovrei stare qui ad annunciarne il titolo, ma intanto tiriamolo fuori dalla consueta maledetta e simpatica bustina. Ovviamente si tratta di Infinity Gauntlet, da noi il guanto dell'infinito, straconosciuto, straabusato, straletto e stra chissà cos'altro. Insomma, una delle opere più conosciute e seminali del fumetto americano e oserei dire anche internazionale. In questo caso si trattava di Infinity Gauntlet numero 2 volume 1, uscito nel lontano agosto 1991, ovviamente in America. Un albo, appunto, ripeto, appartenente a una delle saghe più conosciute del globo terracqueo e che vanta un numero altissimo di ristampe, adattamenti animati e ovviamente anche adattamenti su pellicola, grazie, o direi soprattutto purtroppo, ai carrozzoni senza anima partoriti dal disastroso e disastrato MCU Disney. Ma lasciamo perdere le schifezze cinematografiche legate a questa saga e andiamo a sfogliare velocemente questo bellissimo albo di questa saga che avrebbe meritato senz'altro una non trasposizione cinematografica come quella che abbiamo visto perlomeno al cinema. Una saga questa ovviamente legata ai nomi dei suoi principali autori e artefici, quindi il cosmico Jim Starlin e il compianto George Perez, autore di 1000.000 eroi colorati in un'unica pagina, come tante volte abbiamo detto anche in passato. E dato che di eroi colorati si parla qui all'interno solamente di questo secondo numero di Infinity Gauntlet, ne potevamo veramente trovare a iosa. Quindi trovavamo quasi l'intero universo supereroistico del Marvel Universe, sia terra che cosmico e ovviamente divino. Divino in quanto potevamo trovare addirittura in questa pagina tutto il vario pantheon dell'universo Marvel pronto a contrastare i piani del folle titano Thanos, e cioè quello di dimezzare metà della vita dell'universo, come ormai sanno anche le pietre. Un dimezzare che comprendeva ovviamente anche la Terra, una Terra che proprio in questo secondo numero della celebre saga cercava di riprendersi dalla scomparsa di metà del genere umano e ovviamente dalla metà di molti dei supereroi conosciuti, al che vedevamo in questa pagina uno sconsolato Capitan America elencare il numero dei caduti tra le fila degli eroi. Quindi, oltre, come dicevo, a trovare le varie distruzioni che costellavano il pianeta Terra, con addirittura, come si poteva vedere in questa drammatica scena, con Thor che sorvolava l'oceano Pacifico non trovando più ovviamente l'intera isola del Giappone, insomma vari pezzi di terra come anche di umanità che il piano di Thanos aveva cancellato del tutto dall'esistenza. Quindi come trovavamo i vendicatori conteggiare quanti di loro erano ancora in vita o disponibili, potevamo trovare al tempo stesso il povero Doctor Strange che trovavamo in questa pagina, eccolo qui, cercare aiuto e alleati sul piano mistico al fine appunto da respingere l'avanzata distruttiva di Thanos. È un aiuto insperato, ma come ben sappiamo arriverà da Adam Warlock, personaggio importantissimo soprattutto per Jim Starlin e per le dinamiche legate alle sue storie inerenti Gemme dell'Infinito, piani cosmici, psichedelici e quant'altro. Insomma, se conoscete Jim Starlin sapete di che cosa sto parlando. Ovviamente di questa distruzione erano anche preoccupati i cattivoni dell'universo Marvel e il Dottor Destino, come possiamo vedere qui, ben restituito dalle matite di George Perez, era uno di questi. Insomma, eroi e villain tutti accomunati dalla disperazione nel realizzare chi o cosa fosse la minaccia da fronteggiare in quel momento e forse consapevoli al tempo stesso di poter fare veramente poco o niente contro l'immenso potere di
di Thanos, che in questa bellissima scena che apriva questo secondo numero di Infinity Gauntlet ci restituiva tutta la sua inarrestabile potenza. Un potere, quello del noto guanto e le sue potentissime gemme, che il folle titano teneva ben stretto nel suo folle proposito di fare colpo sulla morte. Quindi un Thanos ben caratterizzato sia graficamente dal mitico Perez, sia psicologicamente dai Jim Starlin. Un Thanos mai più così folle e minaccioso come nelle possenti ed inquietanti pose come questa, per esempio. Eccola qui, in cui minacciava suo fratello Eros, che appunto George Perez ci restituiva in tutta la sua potenza e cattiveria. Quindi davvero spaventoso e gigionesco al tempo stesso il Thanos di Perez, con una follia che trasudava ad ogni poro e da ogni centimetro di carta usata per disegnarlo. Una perfidia, una cattiveria divertita soprattutto nel torturare il fratello o sua nipote Nebula, che colpivano davvero leggendo quelle pagine. Come pure potenti erano le scene, come abbiamo visto prima, di devastazione del pianeta Terra, intere città distrutte o intere nazioni appunto scomparse, con milioni di persone al seguito. Sicuramente quindi una grande prova del talento di Perez nel descrivere tutto questo, dalle cose più piccole e infinitesimali sino a quelle più grandi e appunto di respiro cosmico. In questo secondo numero poi della celebre saga si vedeva proprio una sorta di spinta sull'acceleratore visivo e visionario dello scomparso artista, come in questa scena molto allucinata in cui appunto scompone in mille pezzi sia Nebula che suo fratello Eros. Quindi un Perez davvero stratosferico, e alla vista di una prova del genere viene e aumenta, diciamo, il rammarico nel constatare che nessuno più potrà mai replicare queste dettagliate cacofonie coloratissime fatte appunto di centinaia di eroi e personaggi sempre pronti a sfidare anche l'impossibile per la gioia visiva di noi lettori e amanti del genere. E se oggigiorno non potremo mai più replicare con tanta potenza grafica, figuriamoci chi possa mai scrivere epopee cosmiche visionarie come quelle scritte appunto dal grande Jim Starlin. Lui però fortunatamente è ancora vivo, quindi teniamocelo ben stretto se possibile. Bene, ovviamente per il consueto momento in cui cerchiamo di capire come reperire le opere contenute negli spillati o nelle altre letture che facciamo sul canale, andiamo a vedere ovviamente anche come poter reperire questo secondo numero di Infinity Gauntlet volume 1, uscito nell'agosto 1991 ovviamente per Marvel Comics. Inutile dire che siano state fatte mille stampe e ristampe inerente la saga del guanto dell'infinito Infinity Gauntlet, quindi io andrei a segnalare forse soltanto le più recenti. La prima è Marvel History numero 27, Infinity Gauntlet, il guanto dell'infinito, uscito per Panini Comics nel 2018. A seguire consiglierei anche Infinity War edizione definitiva della Panini Comics, uscito invece nel 2019. Più recenti invece sono il Marvel Mastiff numero 12, il guanto dell'infinito, uscito sempre ovviamente per Panini Comics nel 2020. E per concludere consiglierei anche una cosa recentissima, quindi proprio di quest'anno, e cioè Marvel Giant Size Edition numero 9, Infinity Gauntlet, uscito per Panini Comics nel marzo 2024. Altrimenti, qualora voleste provare nell'usato, provate con Supereroi le grandi saghe numero 80, il guanto dell'infinito, uscito nel 2010 per RCS Quotidiani. Ma sempre nell'usato provate anche con Marvel le battaglie del secolo numero 13, il guanto dell'infinito numero 1, Dio, uscito per RCS Quotidiani anche in questo caso nel 2016. Oppure altro consiglio è di cercarli anche in quei vecchi albi chiamati Marvel Comics Presenta della Playpress. Insomma, in qualche modo questa saga dell'infinito la troverete, state pur certi. Quindi non ho nient'altro da aggiungere, se non ricordarvi che ovviamente i volumi appena descritti li trovate sotto questo video in descrizione per orientarvi al meglio nella vostra ricerca. Quindi io vi rimando ad una prossima lettura, esortandovi a mettere un bel mi piace se avete gradito questo piccolo viaggio nel guanto dell'infinito di vetusta memoria, e ovviamente iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci rivediamo ad una prossima, ancora più veloce, lettura.